Allora, l'idea è questa: utilizzare oggetti evocativi che possano suscitare risonanze, evocare ricordi, stimolare narrazioni brevissime, per carità, su quello che ci fa pensare la parola conflitto, e quindi usare gli oggetti. Poi useremo lo spazio, il corpo, in questo caso facendo dei monumenti viventi, intitolati sempre al conflitto. Insomma, ci serve mettere a fuoco l'idea che abbiamo di conflitto e poi bonificare un po' sul piano semantico questa parola, che è carica di valenze negative, mentre la proposta formativa vuole mettere in luce le valenze positive, generative, fertili.